mancano anche Daniel Van Buyten in difesa, poi ci sono gli assenti ormai cronici, e cioè i fortissimi chileni che sono rimasti nella miniera per oltre 30 giorni. È un Cluj molto italiano, un po' ai ripari per mettere a posto la situazione nel reparto arretrato. Il Cluj è reduce da un 3, formazione del Cluj, giocherà in porta Eduard Stancioiu, Rada Piccolo, Cadu, Panin. Si parte quindi all'Allianz Arena, possesso di palla per calcio in avanti, Bashkuber per Kroos, cerca di andare via Kroos centralmente, lo stende Atkinson, preferisce non ammonirlo, stava tutta invece. Parte Toni Kroos con il destro, la palla sulla barriera che era arrivata più o meno centro alti, top, fa intervenire Schweinsteiger. Schweinsteiger costretto a fare un dribbling, viene steso da Emil Dixand per il Bayern, da lì potrebbe andare con il sinistro Holger Bachstuber, che dica con la maglia già avanzata di un metro. Parte Bachstuber con il sinistro per Dica, Cuglio in avanti, Kroos in sinistro di Cuglio per Traore, mette fuori Promes, ancora De Zerbi con il sinistro molto buono, incredibile, grande cross di De Zerbi, dimenticato Piccolo sul secondo palo, but, mette alto, che opportunità pazzesca, Kroos dalla bandierina. Pericolo pubblico e Gomez, la palla invece colpita all'indietro, di due gol nella gara con il Basilea. Gomez va a prendere il pallone Stancioiu, però buono il tocco per De Zerbi che finisce giù con Timo Schumerbi, tutte le intenzioni di andare a concludere. Parte De Zerbi ancora sul secondo palo e questa volta non sbagliano, pennellata di De Zerbi, colpo di testa vincente di Cadu. Noel Ferreira Sousa, Cadu portoghese, Bayern ha preso gol così in queste ultime stagioni, soprattutto in Cham. Non è per Schweinsteiger, va il cross, Kroos mette in mezzo e arriva il gol del Bayern, realizza il gol dell'1-1, penso Piccolo l'autore della deviazione che ha tra Kroos, Schweinsteiger per Kroos. No, è stato proprio l'autore del gol. Li rivediamo ancora. Non sarebbe mai entrato, c'era quel cross di Kroos. Bastos mette in mezzo. Altintop, c'è parecchio spazio per Altintop. Va al tiro con il destro, palla sull'esterno della rete. Il cross, Schweinsteiger, forse non l'ha toccata nemmeno gol nel giro di 5 minuti, cose dell'altro mondo. No, fermato Hotel, discreto direttore di norma, conclusione di Andreas Hotel, le stelle della Coppa. Dietro arriva Hotel, calcia con il destro Hotel. Stuber mette involontariamente in movimento l'attacco del Cluj. Traoré è solo contro But, palo pieno. Stuber ha anticipato il tocco dentro di Cuglio. Traoré più veloce di Lam, colpisce con il sinistro. E arriva il duplice fischio da parte di Martin Hutchinson. Cioè dalla fly cam sul per De Zerbi che spissa subito il pallone, gran palla per Cuglio, esce But, Ranić all'indietro ancora per Müller, il destro di Thomas Müller, poteva fare meglio da lì. Altintop che va via bene, arriva anche Lam in sovrapposizione, Altintop va fino in fondo, mette in mezzo, mette il pallone in calcio d'angolo. Kroos può andare anche al tiro, Kroos pericoloso alla conclusione della distanza, sulle sue allargare per lo scatto di Hora, il nuovo entrato mette questo pallone troppo forte,
brutta palla questa. Prova a servire in mezzo, Puglio per un attimo tocca, ma poi si addormenta, calcio di la riperde istantaneamente, quindi mette fallo su Amit Altintop. Parte Batsuber invece, palo! Gran calcio, vediamo la punizione di Holger Batsuber. Palo piena per Gomez, Gomez finta il tiro, serve ancora Altintop, il cross. Attenzione, si va basso, chiude piccolo. Al di là del gol che si è mangiato nel primo tempo, giocato. Apertura per la conclusione di Hora. L'altro sopra la volta, Johan Hora si rende pericoloso. La tocca Hansjörn Butt. Puntare Lam. Ora Lam contro Cuglio, il cross passa. Non passa. Non può esserlo tra l'altro perché manca mezza squadra praticamente. Protagonista in questa fase finale del match, va via ad Altito, mette in mezzo, si fa vedere cross che riceve in sinistro, la parata e poi Gomez sul rimpallo. Non è un autogol questo, ma ci assomiglia, è piccolo, questo è il Bayern comunque, ma la parata poi follia, niente neanche questa volta. Guardate come la palla entra sotto le gambe, partita da non perdere. E colpo di testa di Bielanovic. Quello che sta succedendo a Roma in questo momento, da Dika. Se ne va Dika, lo stende da dietro Pranic, giallo. Che De Zerbi ha fatto spesso male nel primo tempo, qui mette il pallone in mezzo ancora una volta. Ritorna a Cluj. Sbaglia tutto, lì piccolo che stava andando verso l'altra area, quindi possibilità per il Cluj e arriva il gol del su di lui, non in mezzo, De Zerbi l'ha fatta passare, il tocco di Johan Cuglio, terzo gol carriera in Champions League alla fine, colpo di testa interessante di Bielan. Andiamo ancora sulla destra. Parte di lunghissime direzioni di Bielanovic che salta più lato di tutti. De Zerbi ancora per Bielanovic. Timoshuk interviene, si inserisce. Attenzione però, c'è ancora chance per Kadu. Entra in area di rigore. Kadu viene fermato da Timoshuk. Holger Batsuber tirerà più lontano possibile. Finisce.